7:33 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. Niente lasciato al caso, perché cerchiamo di addolcirvi la mattinata non solo ascoltando Gelato al Cioccolato, ma magari andandolo anche ad assaggiare del gelato, magari questo sabato. No, Andrea Zingrillo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno. Perché lo chiedo, Andrea Zingrillo? Perché è il Deus Ex Machina della gelateria Wally e questo sabato ci prende proprio per la gola, mi sa, vero? Vero, Andrea? Che cosa avete in mente? Cosa volete fare? Cosa farete? Torna l'evento che ormai da 4 anni è diventato ricorrente, che si chiama Come Prima Più di Prima, e per quella giornata ospitiamo 20 gelatieri, amici, colleghi, gente brava che arriva un po' da tutta Italia, e ognuno di loro mette in vetrina nella mia gelateria, quindi io quel giorno non farò niente se non ospitarli, un gusto di gelato che è un loro cavallo di battaglia, un esperimento, una loro creazione, insomma. Ah, però ci vuoi proprio tutta ciccia e brufoli, come si dice in questi casi, no? Perché, la prova costume è passata ormai. Quindi ormai siamo pronti, anzi, a incamerare zuccheri in vista dell'inverno. No, interessante, anzi, prima di tutto interessante che, insomma, si toglie anche un po' questa idea del gelato solo in estate, solo ad agosto. Invece no, cioè il gelato va bene tutto l'anno. No, nasce proprio uno dei motivi per cui faccio questo evento, è proprio per quello di cominciare ad aumentare la cultura, no? Quindi ci sono un sacco di programmi ormai anche in televisione, di cucina, pasticceria. Il mondo del gelato resta sempre un pelo indietro, e il gelato è considerato molto, come dire, una cosa estiva da passeggio, un po' più facile, quando in verità poi dietro c'è. C'è un grande lavoro. Infatti, dicevamo, appunto, in questa occasione tu smetterai, diciamo, il camice da chef gelataio, ma 20 tuoi colleghi invece si mettono all'opera. Che cosa ti hanno già? Cioè, sappiamo già, ti hanno già detto, puoi spoilerarci qualcosa di cosa potremo assaggiare? Bah, in verità sì, anche perché il programma è sul sito, tutti i gelatieri partecipanti sono sul sito e tutti i gusti sono già noti. Mm-hmm. E, guarda, cioè, si spazia dalla ricetta più classica di un fior di latte molto particolare, a un sorbetto limone e olio d'oliva, piuttosto che esperimenti alcolici con un liquore che si chiama Chartreuse con infuso di camomille e miele. Ce n'è veramente di ogni. Da dove arrivano questi 20 gelatai, questi 20 master gelatai? Da Verona, Casalabate in provincia di Lecce, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Arezzo, veramente da praticamente da tutta la penisola. E poi ovviamente ospitiamo uno, chiamiamolo special guest, che è Sara Bellinzona, che è una delle finaliste della scorsa stagione di Masterchef, che l'abbiamo messa alla prova cimentandosi con il gelato, che non è il suo mondo, ma anche perché sto pensando a Masterchef, gli fanno fare qualunque cosa, no? Praticamente dal fammi vedere come taglia a metà un cannellino, però non c'è mai una prova di gelateria, ad esempio, no? Almeno diciamo che a Masterchef, quando arrivano le prove tipo di pasticceria, cominciano tutti quanti a farsi tremare le gambe. No, gli abbiamo dato supporto, quindi con un mio amico che ha una gelateria di Arezzo, quindi ha fatto che è anche suo amico, ovviamente, ha fatto la ricetta a quattro mani, e quindi fammi capire una cosa, per Andrea, questi 20, no, tu li hai scelti perché cosa fai? Ogni anno fai un tour gastronomico dove vai a assaggiare i vari gelati in giro per la penisola? Io stalkerò un po' di attività varie sui vari social, poi ovviamente giro sempre. In ogni giro che faccio, chiaramente trovo una gelateria da andare a provare, e niente, ogni anno ormai praticamente è diventato abbastanza rituale questa giornata, e quindi durante l'anno penso a chi invitare per la stagione dopo. Alcuni magari si ripetono, che sono amici di lungo corso, piuttosto che gelateria che magari trovo sui social e che mi piace l'idea che hanno di lavoro, piuttosto che
gente che ho conosciuto, Chiaro, gente che ho chiaro, chiaro. conosciuto tramite altra gente. Senti Andrea, il gelato è una di quelle cose comunque complicate, no? Anche da capire quando è buono o non è buono. Un po' come la pizza, c'è cioè quelli che dicono ma sì, va tutto bene. E ognuno, se cioè tu parli con chiunque, ti dice no, ma il gelato migliore è quello della gelateria del mio quartiere, no? Ma il gelato migliore è quello lì, io faccio 20 km ogni volta per andare. Allora, non ti chiedo qual è il gelato migliore perché ovviamente sarà il tuo, cioè c'è poco da fare. Ma No, 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 no. ma da cosa si può capire però se un gelato è buono o no? Ecco, questo voglio sapere invece. Quali sono i segreti per capire se un gelato è buono o meno? Allora, intanto fare il gelato è difficile perché proprio a livello chimico è difficile. Andrea De Carlo ci ha scritto un libro che si chiama L'imperfetta meraviglia, che rende molto bene l'idea. Per quanto mi riguarda non c'è il gelato migliore perché è molto complicato dirlo, come non c'è una pizza migliore. Ci sono dei gelati buoni e ci sono dei gelati un po' meno buoni. Quello che dico sempre io è che il gelato buono, secondo me, è quello che ti ricordi. Se ti ricordi di essere andato in quella gelateria e di aver assaggiato quel gusto, vuol dire che secondo me sta facendo un bel lavoro. È chiaro che ci sono dei parametri abbastanza oggettivi, cioè nel senso il gelato deve avere dei colori sobri, deve Oh, ecco, avere hai toccato. principalmente. Bravissimo, hai toccato proprio la domanda che ti volevo fare dopo. Quindi, quando il pistacchio è verde smeraldo, non va bene, vero? No, allora, in verità il pistacchio verde di Bronte nasce per essere particolarmente verde, è chiaro che deve essere un verde che ti ricorda qualcosa che esiste, non qualcosa che non c'è, Cioè, diciamo che insomma. gli stabilo boss vanno bene che hanno quei colori, No, cioè gli ecco, evidenziatori esatto, vanno bene quando con quel tende colore. al tappo dell'evidenziatore c'è un problema. Perfetto, però. Però nel senso la frutta deve essere frutta Chiaro. e stagionalmente io combatto da anni la mia battaglia sulla fragola che da me in gelateria trovi più o meno per 3 mesi, 3 mesi e un po' all'anno, dopodiché secondo me non vale più la pena comprare delle fragole a costo over Ah, vedi. che sanno di molto poco, quindi voglio dire quando d'inverno hai delle pere ottime, un'uva buonissima, cominciano i cachi, le castagne e quant'altro. Trovare ancora persone nel 2024 con la cultura che si ha sul cibo, trovare delle persone a novembre che mi chiedono la fragola, Non mi so a viene chi ti... da grattarmi un po'. Andrea, non so a chi ti riferisci, guarda, non voglio sapere niente, non so chi... Però no, No, mentre parlavi immagino appunto, che sia una no, ma mentre cosa, come parlavi dire, che. mi ha ispirato una cosa, Andrea, perché effettivamente io chiederei la fragola a chiunque sempre, no? Però anzi, ho l'opportunità di provare magari dei gusti, ma soprattutto della frutta che magari non mangerei mai per i fatti miei, come cioè io un cacco non lo mangerei mai, ma neanche se mi paghi e mi dai dei soldi. Però effettivamente non so Potresti com'è il scoprire un gelato, mondo. infatti non so com'è il gelato al cacco, però effettivamente, quindi, cioè, Gelato al cacca effettivamente. penso che sia uno dei miei preferiti, Vedi, sorbetti di vedi, frutta più vedi, buoni. vedi, vedi. E allora mi sa che mi hai convinto. Per però venire a assaggiare invece tutti gli altri gusti, ricordaci bene l'appuntamento di sabato con tutto quello che dobbiamo sapere. Sabato 12 ottobre, iniziamo alle 14, rimaniamo lì fino alle 22, chiaramente non è solamente gelato, ma ci sono anche un sacco di altre attività, nel senso che se potete venire con i bambini e parcheggiarli lì con degli animatori bravissimi che saranno presenti dalle 16 circa, finiamo con un DJ e un po' di musica. Ci sarà una piccola masterclass sul mondo del cioccolato tenuta da Marta, che è uno chef della Chocolate Academy, anche lì per fare un po' di formazione. Ci sarà un giochino che si chiama Wally 10 Lode, che capirete e scoprirete quando venite lì, e un sacco di cose durante tutta la giornata, Beh, insomma. allora ricordiamo appunto Giatria Wally, Piazza Lavater, Porta Venezia, quindi dalle 14, no, dalle Esatto. 14 giusto più o meno? Dalle 14, sì, più o meno fino alle 22 circa. Perfetto. Andrea, grazie mille allora e oh, Grazie veniamo ad assaggiare tutti i gelati, c'è poco da fare, va bene, dobbiamo venire a te. allora Assolutamente, sabato. siete i benvenuti. Va bene, grazie mille ancora ad Andrea Zingrillo della gelateria Wally, ricordiamo Piazza Lavater, Porta Venezia, dalle 14 fino alle 22, questo come prima più di prima, giusto? Così si chiama. Esatto, volume Perfetto. 4. Volume 4, beh allora, so. 4 palline per adesso, poi il prossimo anno facciamo la quinta, va bene. Grazie mille Andrea. Ciao, grazie.